25 Rai 3. Combattere la povertà educativa con interventi mirati è l'obiettivo del progetto nazionale Risuona Italia, che ha coinvolto le piazze di tante città, tra queste Palermo. Ad unire ancora una volta è stata la musica, con l'esecuzione dell'inno alla gioia. Ci racconta tutto Laura Pasquini. Insieme per la solidarietà e per il contrasto alla povertà educativa minorile. C'è anche il quartiere Noce di Palermo fra i partecipanti all'iniziativa nazionale Risuona Italia, tante piazze, una sola comunità. Un progetto che coinvolge varie realtà come il Forum Nazionale del Terzo Settore, i cui fondi servono per sostenere interventi a rimuovere ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la fruizione dei processi educativi dei minori. I ragazzi del quartiere Noce di Palermo hanno partecipato al concerto simultaneo di orchestre giovanili promosso da ACRI e realizzato con la media partnership di TGR Rai, un'esecuzione musicale dell'inno alla gioia, perché suonare insieme vuol dire imparare a convivere e condividere regole ed emozioni, sottolineano gli organizzatori. Inoltre i bambini che frequentano le scuole Manzoni Impastato di Amicis e Capuana hanno dato vita al primo orto didattico del quartiere per rivendicare il diritto di crescere in ambienti sani, puliti e belli. Coinvolti anche commercianti che hanno fatto risuonare all'interno delle loro attività l'inno alla gioia. Il progetto, promosso sul territorio dall'associazione Strummula, prevede anche la creazione di un'orchestra di quartiere.